Ciao amici, dopo tanto tempo un velocissimo video aggiornamento dei profumi, cioè aggiornamento, sinceramente questo è l'ultimo arrivo, un regalino che mi sono fatto, un bellissimo regalino, diciamo, per quest'estate, nel senso non è molto un profumo molto estivo assolutamente, ma è arrivata la quattordicesima e quindi mi sono fatto un piccolo regalo e nulla, e quindi diciamo che è un pezzo molto raro, molto vintage, quindi non ho potuto, non mi sono saputo tirare indietro. Cosa sarà mai? Vediamo un po'. Addirittura questo profumo ha sotto l'etichetta, non so se vedete, dell'Utif. È una, se non ricordo male, una sorta, era una tassa, una cosa vecchissima di 100 anni fa, prodotto importato. Grado di alcol, vabbè, insomma, praticamente in poche parole questo è il Poison, hanno scritto Esprit de Parfum, chi probabilmente il proprietario della profumeria che l'ha venduta, questa persona che la persona ha venduto a me, vabbè, si scrive Esprit con la S, non con la X. È un profumo che non è mai stato venduto, nel senso che è un profumo che questo è il formato tester, perché nella versione di vendita c'era solamente splash, in versione in tagli da 5 ml per la miniatura, 15 ml, 30 ml, 50 ml. Questa è la versione spray da 100 ml, mai vista in vendita e mai venduta. Il brutto di questo profumo, allora innanzitutto vediamolo subito. La boccetta è più grossa dei Poison classici, è un 100 ml, guardate che meraviglia, guardate qua che spettacolo, quanto è scuro. La cosa brutta, allora, innanzitutto notare che il profumo è intestato al 30 Avenue Hoche, il che vuol dire che è un profumo prima del 88, perché fino all'88 erano siglati all'Avenue Hoche. E in poche parole, dopo l'88 venivano siglati al 33 Avenue Hoche, nella stessa via ma un altro civico. Il profumo è bellissimo, purtroppo è arrivato senza tappo perché questo tipo di tester veniva dato senza tappo, con questo cilindretto di cartone. Come potete vedere la boccetta è grossa, lo spray, l'erogatore, il vaporizzatore è molto grande. Assolutamente autentico, meraviglioso. Per fortuna io avevo un tappo, il che lo rende ancora più bello. Ta-da-da-da! Eccolo qui. Cioè, guardate che meraviglia. Allora, dietro, appunto, come possiamo vedere, not for sale, dimostrazione 100 ml Parfum Christian Dior Avenue Hoche 30. Sotto troviamo la gradazione di alcol, pensate 76% di volume di alcol, quindi il resto è puro, cioè profumo. Esprit de Parfum era una, diciamo, io avevo fatto già il video sull'Esprit de Parfum del Poison Splash, che oddio, mi è caduto il cilindrino, che era questo qui, che ho il 50 ml splash, per intenderci, anche lui siglato al 30 Avenue Hoche, vecchissimo. Mentre la miniatura ha sempre la targhettina dell'Utif, ma è già siglata, come vedete, al 33 Avenue Hoche, quindi è del dopo l'88, probabilmente dall'89 in poi. Questo profumo è veramente uno spettacolo, ragazzi, vi devo dire che cioè è incredibile questo profumo. Io avendo lo splash, diciamo che ho potuto non so come dire, valorizzarlo di più da spray, perché applicare un profumo in splash e spray è completamente differente. Cioè, devo dire che avendolo provato ora in spray è una cosa fantastica. Il profumo è perfettamente conservato, perché so chi me l'ha venduto, so come tiene i profumi. È veramente un pezzo più unico che raro, è un pezzo da collezione rarissimo, io sono contentissimo. Devo dire che il profumo è veramente molto più intenso del classico Eau de Toilette attuale, anche se l'Eau de Toilette attuale è veramente una bomba, che non direi mai che è un Eau de Toilette, ma questo veramente, ragazzi, potete
purtroppo è discontinuato da anni, 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 anni or sono. È bellissimo, una boccetta enorme, come potete vedere, stupenda, con un tappone, con un collare molto grosso dorato, una meraviglia di profumo. Se avete modo di sentire questo profumo, se vi capita, sentitelo perché è un tuffo negli anni Ottanta, una meraviglia di profumo. Ragazzi, che dire, questo era solamente un aggiornamento profumo acquisto. Le avevo già fatte appunto le recensioni, è uno spettacolo, è incredibile. Io vi saluto, vi mando un bacio da me e dal mio Esprit de Parfum di Poison di Christian Dior. Ciao e al prossimo video.